Benvenuti ad una nuova puntata di GC in Italia. Oggi parleremo di pedivelle, della loro lunghezza e come sceglierle. Vi ricordate il Giro d'Italia del 2016, quando Vincenzo Nibali cambiò le pedivelle proprio nell'ultima settimana del Giro d'Italia? Passò dalle 175 alle 172,5 e da lì iniziò ad andare molto più forte, riuscì a vincere delle tappe e a aggiudicarsi la classifica finale del Giro d'Italia. Ovviamente non sapremo mai cosa sarebbe successo se avesse continuato con le 175, se fosse partito al Giro d'Italia direttamente con le 2,5. Quello che possiamo dire però è che se un corridore del suo livello decide di cambiare un componente così importante nell'ultima settimana di un grande giro, questo vuol dire che è un parametro molto importante da considerare che può influire in modo notevole sulle prestazioni di un ciclista. A volte questa scelta è poco considerata, si tende ad utilizzare le pedivelle che vengono fornite direttamente con il primo assemblaggio della bicicletta, però vale la pena rifletterci sopra per capire quali sono i parametri da considerare per scegliere la pedivella perfetta per ognuno di noi. Oggi faremo proprio questo. Per parlare di lunghezza di pedivella bisogna però rispolverare un pochino di fisica del liceo. Questa puntata sarà molto teorica, preparatevi, però vi prometto che sarà molto interessante. Allora, la potenza, che è il parametro che a tutti interessa e quello che determina la prestazione, deriva dal prodotto di forza per velocità. La velocità si intende la velocità di rotazione della pedivella, non la velocità lineare, quella espressa in chilometri orari, che ci permette di andare avanti con la bicicletta. La velocità di rotazione della pedivella non è altro che il rapporto pedalata al minuto, l'RPM. La forza invece è quanta forza riusciamo ad imprimere sul pedale per appunto far girare i pedali. Però la bicicletta, il sistema bicicletta, la forza viene espressa in newton metro, perché c'è da considerare anche la leva, ovvero la lunghezza della pedivella, su cui si esprime la forza. Quindi, prendiamo due esempi estremi per rendere un pochino le cose più chiare. Se la lunghezza della pedivella tende a zero, quindi è cortissima, quando moltiplicheremo la forza impressa per una leva, la lunghezza della pedivella, che è vicina a zero, come ben sapete, qualsiasi numero per moltiplicato per zero dà sempre zero, quindi anche la potenza che ne verrà fuori sarà nulla. Pedivella che tende a zero, potenza nulla. Esempio opposto, estremo opposto, una pedivella lunghissima che quindi potenzialmente ci permette di avere tanta leva e tanta potenza e tanta forza, in realtà però è così lunga che noi non riusciremo a pedalare perché è veramente impossibile. Immaginatevi una pedivella lunga un metro, insomma, non si riesce a pedalare. Quindi anche in questo caso la forza che viene da fuori e quindi anche la potenza tenderà a zero. Tra questi due estremi ovviamente c'è un punto, a metà o un pochino più spostato da una parte o dall'altra, in cui si esprime la massima potenza teorica a una certa cadenza. Questo punto non è facile da trovare e viene modificato da tantissime variabili, addirittura anche se si riesce a raggiungere questo punto con una pedivella della lunghezza perfetta per ognuno di noi, non è detto che esprimere una prestazione, quindi esprimere la massima potenza possibile in quel determinato momento, sia veramente la cosa più utile per una certa disciplina, per un certo tipo di ciclista. Quindi la scelta della lunghezza della pedivella, penso che iniziate a capire che è molto complicata. In questa puntata voglio analizzare gli aspetti chiave da considerare per scegliere appunto la lunghezza della pedivella. Andiamo a vederli tutti. Misure antropometriche. Il primo parametro, il più utilizzato da tutti, quello super inflazionato, che usano anche i costruttori per decidere quali pedivelle montare su ogni taglio di telaio, è l'analisi delle misure antropometriche, in particolare quei due segmenti corporei che lavorano quasi in orizzontale, ovvero il femore e il piede. Più una persona ha il femore e il piede lungo, e più dovrà usare una pedivella lunga, questo almeno guardando le misure antropometriche, viceversa, più sono corte, più dovrò utilizzare una pedivella corta. Questo parametro va sempre considerato ed è molto importante, però non è l'unico. Andiamo avanti. Masse in movimento. Questo parametro non è così semplice da calcolare, però è abbastanza intuibile. Le nostre gambe hanno un peso, hanno una massa, e questa massa va spostata ad ogni pedalata. Una pedivella più corta ha una circonferenza di pedalata inferiore, ovviamente, perché la pedivella funge da raggio, quindi se la moltiplichiamo per 2π greco otteniamo la circonferenza della pedalata. A circonferenze più piccole, ovviamente la distanza che dovrà percorrere la nostra massa, quindi le nostre gambe, ad ogni pedalata sarà inferiore. Viceversa, a pedivella più lunga, la circonferenza sarà maggiore, quindi le nostre masse dovranno essere accelerate e decelerate più rapidamente a parità di cadenza di pedalata. Questo vuol dire che per creare un'accelerazione maggiore bisognerà per forza utilizzare più energia. Quindi pedivelle più lunghe portano ad utilizzare più energia rispetto a pedivelle più corte, perché bisognerà accelerare maggiormente la massa dei nostri muscoli, dei nostri segmenti che mettiamo in movimento ad ogni pedalata. Ingombri strutturali.
Ci sono poi degli ingombri che il nostro corpo ha e che pedivelle molto lunghe possono andare ad accentuare maggiormente. Facciamo un esempio, mettiamo una pedivella al punto morto inferiore. A questo punto si regola l'altezza sella facendo alcuni test, alcuni esami. Immaginatevi una pedivella più lunga di questa, 5 mm più lunga. Ovviamente se si allunga la pedivella, se vogliamo mantenere l'angolo del ginocchio uguale, dovremo abbassare anche la sella più o meno della stessa lunghezza della pedivella. Quindi abbasseremo la sella di 5 mm. Bene, l'angolo del ginocchio rimane uguale. Quando però andiamo al punto morto superiore, ci troveremo una sella più bassa di 5 mm e una pedivella più alta di 5 mm. E questo cosa farà? Ci farà chiudere maggiormente l'angolo dell'anca. In questo modo sarà più difficile arrivare in presa bassa e se avremo anche un po' di pancetta ci darà parecchio fastidio. Quindi bisogna considerare anche questo aspetto quando si decide la lunghezza della pedivella. Fattore aerodinamico. Sembra assurdo, ma le pedivelle influiscono parecchio anche sull'aerodinamica, proprio per quello che abbiamo appena detto. Una pedivella corta permette di avere un angolo dell'anca più aperto e quindi potenzialmente possiamo avere un dislivello sella manubrio maggiore, possiamo abbassare di più il manubrio se abbiamo una pedivella più corta. Questo viene fatto in discipline in cui l'aerodinamica è imprescindibile, fondamentale, come ad esempio l'inseguimento su pista, in cui a volte è più importante essere quel pochino più aerodinamici a velocità che superano i 60 km/h che magari esprimere quei 5-10 watt in più che si potrebbero fare con pedivelle più lunghe. Infatti nell'ultimo periodo, nelle prove su pista di inseguimento, si tende ad accorciare le pedivelle per avere posizioni più raccolte e più aerodinamiche. Flessibilità. Come dicevamo prima, una pedivella più lunga mette in crisi il nostro sistema articolare perché ci farà lavorare le articolazioni ad angoli un pochino più ampi. Quindi ovviamente se allunghiamo di molto le pedivelle il nostro ginocchio si estenderà maggiormente e viceversa la nostra anca si chiuderà parecchio. Quindi se siamo poco flessibili, ad esempio abbiamo la catena posteriore rigida, potrebbe essere più interessante magari tenere una misura di pedivella in meno in modo da mettere meno in crisi i nostri angoli articolari, soprattutto quelli del ginocchio e dell'anca, ma anche della caviglia secondariamente. Inoltre c'è da considerare un aspetto. L'arretramento della sella si sceglie prolungando la posizione del ginocchio sulla lunghezza della pedivella. Quindi dovremo avere un ginocchio, o meglio l'incavo della rotula, che è a piombo con l'asse del pedale. Ovviamente se si allunga la pedivella, bisognerà tirare avanti la sella per continuare ad avere il ginocchio sul ginocchio sul centro del pedale. Ma questa cosa, allungando la pedivella, non farà altro che allungare anche l'altra pedivella ovviamente, quindi ci troveremo con la sella più avanti, ma il piede che sta salendo più indietro, ampliando ancora di più il range articolare, mettendo in crisi quelle persone che sono poco flessibili. Quindi bisogna valutare sempre anche la flessibilità di ognuno di noi prima di decidere la lunghezza delle pedivelle. Cadenza ottimale e durata della prestazione. Questi sono due parametri importanti da considerare precisamente per l'obiettivo che si ha da raggiungere a livello di performance. Se la nostra prestazione durerà poco, ad esempio come una prova a cronometro, le scelte saranno orientate verso pedivelle più lunghe perché utilizzeremo di più la forza a discapito di una rapidità di pedalata, perché lo sforzo comunque è breve, non dovremo salvaguardare i muscoli. Viceversa, se dobbiamo fare una corsa a tappe di 3 settimane, sarà molto importante preservare i muscoli, quindi sarà importante andare agili, bisognerà allenarsi per cercare di far girare le gambe più velocemente e per produrre potenza bisognerà utilizzare più velocità che forza in modo da salvaguardare la muscolatura. In base a questi due estremi, prova cronometro, magari un prologo di 10-15 minuti e una corsa a tappe di 3 settimane, la lunghezza della pedivella può essere molto importante, la sua scelta può essere indirizzata anche in questo caso, allungandola o accorciandola per adattarsi meglio ai tipi di prove. Prevenzione degli infortuni. Come abbiamo visto prima, una pedivella più corta mette meno in crisi le articolazioni. Il range of movement, cioè l'ampiezza del movimento delle nostre articolazioni, è ridotto e quindi andremo meno a sollecitare le articolazioni, e quindi i tendini essenzialmente, che magari potrebbero infiammarsi invece con pedivelle molto lunghe, posizioni esasperate. Quindi se ad esempio si ha una tecnopatia al tendine femoro-rotuleo, si hanno dei fastidi articolari soprattutto al ginocchio, accorciare le pedivelle potrebbe venire in aiuto e migliorare la situazione. Ovviamente bisogna poi rivedere tutta la posizione nel suo complesso. Ingombro da terra. L'ingombro da terra è lo spazio che c'è tra il nostro pedale e il terreno. Questa cosa è molto considerata in discipline off-road dove si pedala poco, come il freeride o il downhill, dove è importante non andare a toccare a terra con i pedali quando le sospensioni sono verso fine corsa. Sul mondo stradistico, nelle bici da strada, invece è un parametro importante da considerare per non toccare a terra mentre si pedala in curva.
Generalmente in curva non bisogna pedalare proprio per questo motivo, però adottare delle pedivelle più corte potrebbe permetterci di iniziare a pedalare un pochino prima in uscita di curva e potrebbe risultare molto interessante per chi fa gare in circuito con molte curve a 90 gradi, ad esempio 20-30 giri con 4 curve per giro, poter iniziare a pedalare 3-4 pedalate prima degli avversari perché siamo a pedivelle più corte, quindi non c'è rischio di toccare a terra, potrebbe far guadagnare veramente tanto. In conclusione, riassumendo quanto detto finora, se volevate un video in cui vi avrei indicato quale lunghezza di pedivella è la migliore per voi, purtroppo rimarrete delusi. Il corpo umano è troppo complicato per poter dare dei numeri così senza vedervi, senza analizzare in modo preciso quello che fate e come pedalate in bicicletta. Il mio consiglio quindi è di rivolgersi a un esperto che analizzi e che tenga presente tutti questi fattori di cui abbiamo parlato e che non si limiti alle semplici misure antropometriche per consigliarvi la lunghezza di pedivella più adatta a voi. Mi raccomando, se questo video vi è piaciuto mettete un bel like, continuate a seguirci sulle nostre pagine, commentate qui sotto scrivendoci come avete fatto a raggiungere la lunghezza della pedivella ottimale per voi e se non l'avete ancora fatto iscrivetevi al canale. Ciao, alla prossima!